Pronti? Via! 20, 30, 50, 80 km orari e no, questo non è un video silenziato, sono a bordo della nuova Peugeot E208, la Peugeot 208 in versione elettrica, 136 cavalli, 250 Nm di coppia, 0 a 100 in 8,1 secondi. Adesso sono in modalità sport, mettiamola in eco e vediamo nel dettaglio questa Peugeot 208 elettrica. Si sente il rumore delle ruote o poco più, e devo dire che è una cosa molto bella. D'accordo, su una sportiva con un motore V8, 6 cilindri, è bello sentire il suono, però su un'utilitaria un motore elettrico è veramente tanta roba. Innanzitutto perché va forte, 136 cavalli e 250 Nm sarebbero tanti anche per un motore termico, ma su un motore elettrico basta affondare il piede e c'è subito, fin da zero giri, tantissima spinta. Su queste strade portoghesi ci si diverte veramente parecchio con questo motore. È incredibile quanto 136 cavalli possano sembrare 180 per la risposta così rapida all'acceleratore. E poi basta mettere modalità eco e diventa tutto silenzioso, tutto così rilassante. Dunque, la nuova Peugeot 208 è disponibile fin dal lancio e non perde un solo centimetro di spazio rispetto alle versioni diesel e benzina. Tutto grazie alla nuova piattaforma CMP, che permette appunto di posizionare sotto le batterie e di mantenere gli stessi 265 litri di bagagliaio e gli stessi centimetri che si trovano sulle altre versioni, quindi stesso spazio. Ovviamente l'auto pesa di più perché le batterie pesano più di 300 kg, ma si ha il vantaggio di avere un baricentro più basso, almeno questo è l'unico vantaggio, che si sente sì nella guida, ma quando si va a frenare e quando ci sono i cambi di direzione si sente quel peso in più. Ecco, la nuova Peugeot 208 l'abbiamo provata giusto ieri, vi invito a vedere la recensione sulla versione PureTech benzina da 130 cavalli che troverete qua sotto nel link o a fine video. E come abbiamo visto è cambiata tantissimo nel look, è cambiata poco nelle dimensioni, è cresciuta quel che basta nel basso per avere un po' di abitabilità in più, ci sono 6 cm di lunghezza, ma soprattutto cambia tanto dentro, è moderna, è bello vedere questo cruscotto 3D, è la parte che preferisco. Troviamo uno schermo di fondo e poi un vetro davanti su cui vengono proiettate delle immagini che si sovrappongono. È configurabile e devo dire è molto molto high tech. Le altre motorizzazioni oltre a questa elettrica sono il benzina da 75 cavalli 3 cilindri aspirato, il turbo da 100 e da 130 cavalli e il 1500 diesel da 100 cavalli. Ma veniamo alla versione elettrica. Me l'aspettavo brillante perché ho già provato diverse auto elettriche, ma questa mi piace in particolar modo. Non lo so, ha una spinta corposa che persiste nel tempo, non solo nei primi metri, e quindi accelera anche dopo i 120 km orari e continua ad accelerare. Ora forse è il caso di tornare indietro perché mi sto perdendo. Per quanto mi piaccia il Portogallo, non vorrei perdermi. È incredibile, continua a slittare. Tra l'altro questa è la versione GT. Il fatto che questa l'abbiano voluta chiamare GT lascia ben intendere che i 130 cavalli del motore elettrico hanno veramente un piglio sportivo. Ecco, non abbiamo contagiri, non abbiamo marce, abbiamo il display digitale che ci mostra tutte le informazioni che ci servono per avere una guida parca, perché di fatto i motori elettrici andrebbero utilizzati in modo diverso, va guidata con un po' più di coscienza, di consapevolezza, e quindi lasciare l'acceleratore e usare l'indicatore charge per recuperare energia dalla batteria e lasciarla veleggiare. Ecco, nella funzione eco questo è molto amplificato, quindi la macchina scorre, rallenta e ricarica. Comunque è molto molto piacevole da guidare, ma soprattutto ha un'autonomia di 340 km nel ciclo di omologazione WLTP, che è il ciclo più severo, il più moderno, 450 km altrimenti nel vecchio ciclo di omologazione NEDC. Ecco, volendo l'auto si può ricaricare con la presa di casa in 16 ore, con il wallbox da 11 kWh ci vogliono 5 ore di ricarica, quello si può installare a casa, mentre con le ricariche rapide, quelle che troviamo in giro nelle colonnine, quelle da 100 kWh, bastano 30 minuti per ricaricare dell'80% la batteria. Dunque, con un'autonomia di 340 km l'auto in effetti è davvero sfruttabile e inizia ad essere una di quelle elettriche di nuove generazioni che offre un'autonomia
in qualche modo rassicurante, ecco, almeno per un utilizzo cittadino, ma anche per qualche scampagnata fuori porta. Arriviamo al prezzo, sono 34.000 euro per la versione elettrica base e 38.000 la versione GT, sempre elettrica. Probabilmente molta gente opterà per il finanziamento, che sono 3.500 euro di anticipo più rate da 399 euro al mese. Tutti i prezzi dei finanziamenti nei dettagli li trovate poi nella nostra prova e il link è qua sotto. Comunque questa nuova Peugeot 208 e 208 elettrica mi piace davvero tanto. Il motore ha un ottimo piglio, è silenziosa e poi, tolto quel peso in più che la rende un po' più goffa in curva, è veramente bella da guidare. Se vi è piaciuta la nostra prova mettete like, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto commentate qua sotto e fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova Peugeot e 208.